La casa del Grande Fratello è di nuovo teatro di scontri che infiammano il pubblico. Stavolta c'è l'accesa discussione tra Cesare Buonamici e Beatrice Luzzi, che ha scatenato reazioni forti tra i fan del reality. Ma cosa è successo tra loro durante l'ultima puntata? Scandalo nella casa. Cesare Buonamici contro Beatrice Luzzi. Il dibattito è scaturito da alcune osservazioni pungenti di Beatrice Luzzi, che ha messo in dubbio l'autenticità della relazione tra Letizia Petris e Paolo Masella. Beatrice ha espresso scetticismo sulla coppia, definendola non un vero legame sentimentale ma una mera alleanza strategica. Il commento che ha scatenato maggiore controversia è stata la sua descrizione di Petris. Una ragazza che gira sempre mezza nuda ed è molto disinibita, aggiungendo in tono critico, va nei letti di tutti, e sottolineando con sarcasmo, credi sia la fidanzata tua? Ci stanno prendendo in giro tutti. Grande Fratello, Cesare Buonamici rimprovera Beatrice Luzzi, sei fastidiosa. L'attacco in diretta. A difendere l'onore della coppia è intervenuta con vigore Cesare Buonamici, che ha attaccato Luzzi per le sue parole, etichettandole come denigratorie e tipicamente maschili. Buonamici si è mostrata particolarmente irritata dal modo in cui una donna ha criticato un'altra donna, scatenando un acceso dibattito sul rispetto e sulla solidarietà femminile. Adesso tu dici che l'ammiri perché è disinibita, ma quando hai detto quella frase non era di ammirazione. Trovo fastidioso quando una donna attacca un'altra donna. Abbiamo talmente tanti argomenti da cui dobbiamo difenderci. Ma perché dire quella frase lì? GF. La risposta di Beatrice. Beatrice Luzzi, da parte sua, ha negato di avere intenzioni malevole, spiegando che le sue parole volevano essere una difesa nei confronti di Vittorio Menozzi, che era stato accusato di comportamenti inappropriati. Luzzi ha chiarito. Stavano dicendo che lui si permetteva di guardare quando si cambiavano. Ho detto che se una persona fa la doccia in maniera disinibita o gira in costume, è chiaro che poi non ci si pone il problema. Nonostante l'ammissione di Cesare Buonamici di aver potuto mal interpretare le parole di Luzzi, il cui tentativo di scuse non ha placato gli animi, Letizia Petris rimane dubbiosa. Ha contrattaccato affermando che Luzzi avrebbe parlato con malizia estrema e senza una piena conoscenza dei fatti, lasciando intendere che ci fosse più di quello che appare dietro le sue dichiarazioni. Grande Fratello. Cesare Buonamici rimprovera Beatrice Luzzi. Sei fastidiosa. L'attacco in diretta. Il clima all'interno della casa del Grande Fratello si fa sempre più teso e gli equilibri sembrano vacillare. I telespettatori si chiedono. Sarà Beatrice Luzzi a pagare il prezzo di questa tempesta mediatica o sarà Letizia Petris a soffrirne le conseguenze? La tensione è palpabile e il pubblico è diviso tra chi sostiene l'onestà di Luzzi nel dire la sua verità senza filtri e chi condanna il suo approccio diretto come poco rispettoso.